E se voi ci fate caso, la mia spalla è all'altezza della sua testa. Io sono un po' più avanti, giusto? O sbaglio? Non sto indietro, perché se faccio così, io non faccio un massaggio, ma faccio la pasta. Quindi, in questo modo, braccia tese e vado giù così. 30, due ventilazioni, 32. Il punto. Dove si deve fare il massaggio cardiaco? Al centro del torace. Qui. Allora, nei maschi un riferimento possono essere i capezzoli. Se io immagino da qui a qui una riga, vado a metà. Luigi, Luigi, mi senti? Luigi, lo sa che fare un pizzicotto? 10 secondi. Se voi adesso contate 10 secondi, adesso chiedi con 10 la morte cardiaca improvvisa. Stava bene, improvvisamente si è sentito male, è caduto a terra. Okay. Quindi, l'arresto cardiaco è un evento drammatico che si può manifestare in qualsiasi momento della nostra vita, in qualsiasi età, ok, senza aver dato mai segni di problemi, ad esempio, di tipo per noi, diciamo, di riappropriarci anche di un luogo che per tanto tempo, diciamo, è stato poco, un po' meno sociale. In questo momento lo riutilizziamo per scopi sociali, quindi siamo molto contenti. Cosa volevo dirvi di più? Il corso, perché è un corso di disostruzione pediatrica? Perché questi problemi sono sempre più dietro l'angolo e non c'è mai così tanta cultura anche all'interno, diciamo, della formazione che un genitore.